Pucci e Duisberg, quindi la Panaria con Faresin e con Belli rispettivamente primo e terzo al Giro d'Appennino, poi la Refin con Colagé, con Massi, con Pirobon, Colagé che è andato all'attacco nella prima parte della corsa, poi la Roslotto con Fondriest e con Gonchekov, grande attaccante anche oggi, infine la San Marco con questo Gabriele Missaglia molto attivo in queste classiche, poi Lucky con Zanette e Vona e infine la Brescia Lat con Fabrizio Bontempi e con i due trentini Alessandro Bertolini e Mariano Piccoli. Eccoci con il secondo gruppo. Io ora vorrei, mentre vi riepilogo velocemente la situazione, tre uomini al comando: Sørensen, Peron, Missaglia, inseguiti da Musso, da Zanini, da Merckx, da Sberg, da Gonchekov, da Vienk e Detner, che Vittorio Adorni ricordasse Vincenzo Toriani. Ma Toriani credo che sia stata un po' la parte integrante di noi ciclisti del dopoguerra d'oggi, è stato il nostro faro, la guida del Giro d'Italia, ma soprattutto in cui noi corridori facevamo un punto di riferimento, anche se spesse volte abbiamo litigato, abbiamo discusso per problemi certamente sindacali, cioè problemi di corridori, per questioni di premi, questioni di strade, per questioni anche di tappe, quando pioveva, faceva freddo, nevicava. Ecco Ghirotto che sta parlando con Gonchekov, Ghirotto che è il direttore sportivo della Roslotto, mentre Argentina è il team manager. Dicevo di Toriani che è stato un po', direi, la nostra vita, se vogliamo l'abbiamo sempre visto e giudicato dal mezzo busto fuori della macchina, ma poi alla fine di tutti noi, della nostra carriera, lo abbiamo scoperto anche più, direi, più a livello nostro, più umano di quello che forse noi pensavamo, perché quando si correva per noi era un po' il castigamatti perché ci faceva fare salite o magari certe strade. E quindi credo che ieri non abbiamo potuto essere presenti al funerale perché eravamo qua in Olanda, di fare le condoglianze alla famiglia, ma certamente un grande ricordo di questo uomo che ha inventato, non dico inventato il Giro d'Italia anche se esisteva già, ma certamente ha fatto del Giro d'Italia un punto di riferimento per tutto il ciclismo mondiale. Vincenzo Toriani, un grande organizzatore, ma soprattutto un grande uomo, un grande personaggio, lo rimpiangeremo sempre. Per quanti si fossero messi in ascolto in questo momento, siamo alle fasi conclusive della 31esima edizione della Amstel Gold Race, 253 chilometri da Erlin a Maastricht, è la quinta prova di Coppa del Mondo, tre uomini al comando, il vantaggio però sta calando, vediamo, ecco 37 secondi sugli inseguitori, Musso, Zanini, Merckx, Sberg, Virenk, Ettner e Gonchekov. Axel Merckx sta migliorando. Ma credo che questo ragazzo abbia dimostrato nelle ultime due corse, dalla Liege, questa Liege ad oggi, di essere un corridore, un grande corridore, perché in fondo è qua nel finale assieme al gruppetto inseguitore, adesso sta addirittura scattando davanti per andare a prendere uno di questi che stanno andando via, ma è un corridore che nessuno di noi forse pensava potesse essere così, perché si pensava fosse figlio di Merckx e quindi lo facesse correre tanto per farlo correre, invece dopo aver sbagliato qualche preparazione all'inizio della sua carriera, Merckx sta dimostrando, Axel, veramente qualcosa di interessante. Non è certamente, la gente non si aspetti il Merckx di tanti anni fa, c'è stato uno solo e basta, però fa un certo effetto sentire Merckx in fuga o Merckx in gruppo. Allora ecco i tre battistrada, mentre in testa al gruppetto degli inseguitori abbiamo visto Stefano Zanini è un ragazzo di grande talento, di grande potenza, non ha avuto ancora fortuna. Siamo alla 26esima salita, quella di Allenby, 1000 metri, altezza massima 155 metri, siamo al 236esimo chilometro, la pendenza media è del 15,5%. Ferretti questa mattina ci ha detto: paragonare le salite dell'Amstel Gold Race con quelle della Liegi-Bastogne-Liegi sarebbe come paragonare le salite della Milano-Vignola a quelle del Giro di Lombardia, e in effetti ha ragione. Eccola qua questa salita con il 15%, ne hanno inserite 28 in questa Amstel Gold Race, corsa a grandissima andatura. Beatsberg scatta, cerca come punto d'appoggio la moto di un fotografo, corsa che dobbiamo dire
di grande contenuto agonistico, di grande contenuto tecnico, perché praticamente tutto il Gotha del ciclismo mondiale, ad eccezione di Olano, di Rominger e di Jalabert, è presente, quindi corsa di primissimo piano. Sì, anche perché questo, come hai detto tu prima, ecco, prima che si sta staccando su questo tratto, tu hai detto prima Axel Merckx è staccato, dicevo prima che questo tipo di corsa con salite non tanto lunghe, ma però c'è Zanini che se ne va, Zanini che ha staccato Musso, ha staccato Gonchev, Goldberg. Il fatto che vanno talmente forte, le strade invogliono dall'alta velocità, queste piccole salite poi si fanno sentire, come sta dimostrando in questo momento Zanini, che se n'è andato. Guardate Musso con che rapporto sta salendo, sta cercando di salire, è assurdo, perché quando arriverà sopra in alto, in cui c'è il tratto pianeggiante, non riuscirà certamente a spingere il rapporto. Zanini ha un rapporto lungo anche lui, ma un po' meno duro di questo. Allora, la situazione, tre uomini al comando, al loro inseguimento c'è Stefano Zanini, che è riuscito a staccare su questa 26esima salita, la corsa ne prevede 28, ecco che la prima telecamera si riporta sul terzetto di testa che, vi ripetiamo, è condotto da Sørensen, eccolo là in prima posizione, dalla nostro Peron e da Missaglia. Ecco il gruppo di Musso, di Gonchenkov e di Sberg. Fra questi tre e i primi tre c'è Zanini. Ricordiamo i prossimi appuntamenti ciclistici: il 1° maggio in Germania il Gran Premio di Francoforte, non più Coppa del Mondo, l'anno scorso vinse Frattini. In Italia Ugo Com propone il Giro del Friuli con partenza ed arrivo a Brugnera in provincia di Pordenone, poi il 4 maggio a Larciano in Toscana, telecronaca diretta con telecamere mobili del Gran Premio Industria ed Artigianato. Quindi eccoci su Zanini dall'8 al 12, Guido Amistadi presenta il suo Giro del Trentino in 5 tappe. Zanini, sempre l'attacco, uomo di grandissima potenza, di poca fortuna. Ma Zanini è stato sfortunato quest'anno, direi sfortunato, è stato quinto alla Milano Sanremo, c'è stata questa fuga, lui che ha protetto... Quinto quest'anno, terzo l'anno scorso. Sì, quest'anno ha protetto, direi, il suo compagno di squadra Colombo, che poi ha vinto la Sanremo, è un corridore arrivato quarto alla Parigi-Roubaix dopo che aveva forato nel momento forse delicato, quindi si è trovato fuori dalla lotta scatenata dagli uomini della Mapei, però è un corridore che, oltre ad essere veloce, è un corridore che ha anche delle azioni di fondo, come sta dimostrando in questo momento. 16 km d'arrivo, Zanini nella scia degli uomini di testa, ecco che li vede già davanti, entra nella scia delle macchine. È stato un grandissimo numero, un numero di grandissima classe questo di Zanini. Ecco che Zanini si riporta sui tre battistrada, quindi la nuova situazione, quattro uomini al comando, su quattro uomini tre italiani, con il numero 47 Zanini, davanti a lui Missaglia, poi c'è Peron e poi c'è Sørensen. Zanini naturalmente si mantiene in questo momento in coda al quartetto. È stata una grandissima azione questa di Zanini, ecco, volevo appunto che tu puntualizzassi, è stata la grande azione parata. Perché è partito Axel Merckx per andare a prendere Sberg e poi dietro è partito Musso per andare a prendere i due, e Zanini di contropiede li ha staccati addirittura sull'ultimo strappo in salita, quindi certamente una grande azione, un grande rapporto a lungo, ma soprattutto poi dopo la salita è seguita con Sberg in questo momento. Ecco, questa è la seconda telecamera che mostra appunto Beat Sberg che si è lanciato all'inseguimento, no, è Zaina che si è lanciato all'inseguimento del terzetto. Zaina, bresciano, vincitore l'anno scorso della tappa al Ciocco, uomo squadra, uomo che comunque, quando gli viene lasciata la possibilità di giocare le proprie chance, le gioca sempre al meglio, però questa volta non lasciano spazio a Zaina con il numero 82, Enrico Zaina. Ecco qua che Musso controlla la situazione, guarda in faccia il gruppo degli inseguitori. Nel 98, ecco, Merckx, i campionati del mondo, ecco che scatta Chiappucci con il numero
81 i campionati del mondo dovrebbero svolgersi da queste parti, a Valkenburg. Sì, saranno qui vicino a Valkenburg, dove si sono già svolti l'anno che vince Rass. Abbiamo visto infatti la partenza stamattina Agostino Mini, che è vicepresidente dell'UCI, che è andato a visionare il percorso. Nel 99 poi sono stati richiesti dall'Italia, quindi vedremo come andrà a finire. Non ci sono olandesi, disfatta per i corridori di casa, ma in questo inizio di stagione il migliore è stato Tristan Hoffmann, con un primo, con un quinto posto in una delle classiche del nord. Tristan Hoffmann, i giornali questa mattina lo presentavano super determinato, ma non fa parte del gruppo dei battistrada. Eccoci con la terza moto che inquadra appunto Musseu, c'è Chiappucci, poi vediamo con il numero 74 inquadrato Axel Merckx, poi la volta di Cimilla, Indurain. L'abbiamo chiesto questa mattina al suo direttore sportivo se era sovrappeso, ci ha detto attenzione, Indurain non è mai sovrappeso, quando si presenta in una classica è certo, se non di vincere, ma di fare, indubbiamente una bella figura. Eccoli nell'ordine, Musseu, leader di Coppa del Mondo, poi El Diablo, Chiappucci, poi ecco che arriva Bugno, scatto del campione d'Italia Gianni Bugno. Scatto di Bugno, aveva detto, ha sbagliato la curva, però ecco, è entrato troppo forte. Questo è il, ripetiamo, è il terzo gruppo, frazionatissimo il gruppo. Bugno che raggiunge adesso il gruppetto di Gonchenkov e degli altri davanti. Bugno che l'abbiamo visto molto bene stamattina, anzi devo dire che pensava di fare un'ottima corsa alla stagione della sua, caldo. Se adesso fosse, dovrebbe andarsene davanti da questi, non accodarsi, perché siamo alla 27esima salita ad Elling Saint-Pierre, la penultima, 241 chilometri percorsi su una distanza totale di 253. Elling Saint-Pierre, 27esima, Elling sta appunto per salita, è la 27esima salita della giornata. Saint-Pierre, lunghezza 1 chilometro, altezza 130 metri, chilometri di gara 241, pendenza media del 13%. I tre uomini al comando, Zanini è scattato, ecco Zanini solo al comando, possente azione del corridore lombardo che è partito dal gruppo, si è riportato sui tre, i battistrada li stacca sulla salita di Saint-Pierre, 27esima, penultima salita della giornata, 241 chilometri, quindi ne mancano 12 ancora 12 chilometri d'arrivo. 12 chilometri, è molto azzardata. Ecco, perché... un attimo, scusa, ecco che la regia ci ripropone lo scatto di Stefano Zanini nella scia di Sørensen. Zanini non si volta, parte con un lungo rapporto, Peron e Missaglia sono nella sua scia, vedete che Peron incomincia a voltarsi per cercare un improbabile aiuto e Zanini vola. Dietro è scattato Bortolami e Collagé dal gruppo, dal gruppetto di dietro, però questa è un'azione certamente per un uomo come lui, veloce, in cui poteva addirittura arrivare tranquillamente con loro, poi batterli, un'azione molto coraggiosa, vuol dire che sta molto bene, coraggioso soprattutto perché andare all'arrivo non è certamente facile da solo, mentre il gruppo sta recuperando tutti i fuggitivi, abbiamo visto Bugno che è entrato sul gruppetto di Gonchenkov, quindi anche gli altri staranno cercando di andare a prendere questi, quindi è un'azione rischiosa per lui, ma certamente nel ciclismo ci vuole anche molto coraggio. Giustamente hai detto, è un'azione rischiosa e coraggiosa, sì. Ma coraggio e voglia di rischiare contraddistinguono i campioni. Certo, il campione e poi anche lo stato di salute, lui si vede che si è sentito bene, ha provato, forse neanche tanto forte, e l'ha staccata, aveva già dimostrato sulla salita precedente, ed ecco qui Zanini sul ponte che porta poi qui a
a Maastricht, siamo, ripeto, al confine tra Belgio e Olanda. Cioè, dicevo di Zanini, che ha scattato prima quando è andato via dal gruppetto per andare a prendere i fuggitivi, con un'azione già rischiosa quella, perché ha staccato Mussi, Gonchenkov e gli altri. Poi adesso ha staccato i tre uomini che erano qui in fuga, che forse, dico, poteva stare un attimino al coperto, però molto spesso quando avvengono queste azioni ti trovi davanti, come si è trovato guarda di lui, e a questo punto deve rischiare, deve andare a tutto, quindi deve fare un cronometro, andare fino all'arrivo. E lui è un cronometro proprio tra i dilettanti. Emergevano le sue grandi doti di cronoman. La situazione al comando Stefano Zanini, al suo inseguimento Sørensen Missaglio, però ma vedete che il primo gruppetto si sta portando sui adesso quelli dietro, quando raggiungano questi se ne accorgeranno che ne manca uno, cioè rimarranno un attimo fermi lì a prendere fiato. Bugno, vedete che sta raggiungendo la terza moto, sì. Però la terza moto sta raggiungendo il gruppo di Sørensen, quindi gli inseguitori di Zanini. Bugno che sta facendo una grande azione, un po' direi a scoppio ritardato, perché è partito dal gruppo di Indurain per andare a prendere Gonchenkov e gli altri, e adesso è ripartito per andare a prendere i primi. Ed ecco, questi sono il gruppetto che insegue Zanini, e se hanno un attimo di tranquillità e lasciare il tempo a Zanini di prendere fiato, potrebbe anche farcela, anche se a pochi secondi. Un tuo giudizio su Bugno, sempre gentilissimo, sempre sorridente, sempre tranquillo. Ma... Bugno ha, direi, la grande forza di apparire sempre il più sereno di tutti, sereno lo è anche forse, e alla fine poi quando è in corsa tutti i suoi dubbi spesse volte lo coinvolgono, e secondo me spesse volte lo ha anche le condizioni. In ultima posizione vediamo Colagé, davanti a lui Missaglia, merita veramente 10 lode questo ragazzo che incluso nella formazione della San Marco diretta da Leali, da Giupponi, ha avuto modo di mettersi in grossa evidenza. Allora Bortolami, Bugno, Peron, Sørensen, Colagé, Fondriest e Missaglia, praticamente un gruppo di italiani all'inseguimento di Zanini, e c'è anche Fondriest. A Fondriest l'ho sentito ieri sera in albergo con noi, sta molto bene, dice che mal di schiena non gli faceva male. Vedete Peron che sta tirando, Bortolami. E quindi Fondriest questa corsa è arrivato secondo un anno, battuto da Massen, corridore che nelle classiche in linea Fondriest non ha mai avuto rivali, è sempre stato un grande protagonista, che forse ha vinto meno di quello che doveva vincere. Allora abbiamo visto passare Sørensen, poi Colagé, poi Bugno, ecco che arriva Fondriest, poi la volta di Missaglia e la volta di Peron. Tutti italiani, salutiamo Bombini, c'è il tuo Zanini al comando, Stefano Zanini. Sì, ho visto molto bene, quindi speriamo bene, ancora c'è ancora un po' di chilometri da fare. Però... Questo è il terzo gruppo con Virenk, te la senti di rimanere qui a soffrire? Ma 5 minuti volentieri. Allora, dacci un giudizio su Zanini. Zanini. Io ho detto, uomo di grande potenza e di grande sfortuna. Ma credo che tu abbia perfettamente indovinato il commento. Tutto l'anno questo ragazzo sta andando veramente bene, è andato forte in tante classiche, però eccolo qua, sempre molto sfortunato. Vedo che sta pedalando ancora molto bene, è pieno ancora di energie. 20 secondi di vantaggio. Era preparata, era prevista, era studiata questa mossa? Ma era studiato che lui nel finale provasse, perché era difficile pensare di aspettare di doverlo stare ancora con i velocisti, non c'era un punto ben preciso, comunque ho visto che si è mosso molto bene. Emanuele Bombini, ex corridore professionista, team manager della Gavis Playbus Colombo, non è presente. No, non è presente perché abbiamo ritenuto opportuno farlo riposare, visto che ha fatto una grande parte nell'inizio di stagione, per cui è giusto così. E Ivan Gotti in attesa del Tour de France? Sì, Ivan sta aspettando la sua stagione, sappiamo bene che purtroppo le squadre sono composte da non molti corridori, bisogna gestirli al meglio. Ecco gli inseguitori con Stefano Colagé, con Bugno, con Fondriest, poi è la volta di Missaglia e di Bortolami, poi ecco Peron e Sørensen. Tutti italiani, a parte Sørensen che comunque parla toscano. Sì, beh, di Montecatini potremmo considerarlo italiano.
Sì, mi verrebbe voglia di dirgli che davanti c'è un altro italiano, ma non possiamo. Bugno, puoi darci un giudizio generale su questo gruppetto? Ma è un gruppetto di ragazzi molto forti, vedo che comunque stanno lavorando ancora tutti abbastanza bene e sono tutti determinati. I migliori direi che in questo momento abbiamo in Italia, oggi li vediamo rappresentati in questo gruppo. Grande Italia che pedala, è proprio il caso di dirlo. Sì, direi che a questo punto non si può dire diversamente. Speriamo che poi in fondo non vinca lo straniero che abbiamo dentro. E per straniero intendi Sørensen. Zanini, un giudizio, come ti sembra? Beh, in questo momento mi sembra abbastanza pesante l'azione, ma consideriamo che siamo ben oltre i 200 km e Stefano ha fatto un'azione di rientro, un'azione di attacco, è tutto scontato. Diciamo che Stefano Zanini per la verità non è mai leggero, è un uomo di grossa. Ecco, intanto che il gruppo, il grosso si riporta sul gruppetto di Fondriest, quindi ancora possibile qualsiasi soluzione. Ma credo di sì, anche se in qual modo può essere un vantaggio il fatto che si riaggruppino, ma vedo che c'è una squadra che sta lavorando compatta e questo potrebbe danneggiarci. Senti, quest'anno è cambiato completamente il calendario, ci sono corse open e Reverberi ha proprio scelto il filone delle corse open, il suo casalotto ha vinto il Gran Premio di Liberazione, ha vinto un'infinità di questo tipo di corse, è giusta questa scelta della Scrigno? No, non la condivido nel modo più assoluto, ma non la scelta dello Scrigno che giustamente fa i suoi programmi, non la condivido a livello politico federale, il professionismo deve vivere di professionisti e i dilettanti devono vincere le loro corse per i dilettanti, non i professionisti andare a vincere le corse ai dilettanti. Quindi sei contrario a questa nuova classificazione, corse open, elite, under 23 professionisti, doveva rimanere tutto come era prima? Sì, esattamente come era prima, perché c'erano delle categorie ben definite, ben precise. Non possiamo paragonare un ragazzo di 20 anni, di 23 anni con un professionista che ha delle qualità, delle strutture, delle capacità diverse. Emanuele Bombini, Stavo guardando, questi scatti potrebbero favorire Zanini perché... Siamo a 6 km da Mastro, perché ecco, c'è stato un rallentamento. Scusa, finalmente la regia ha preso come punto giusto quello dell'arrivo, Maastricht, 6 km. Prima prendevano sempre come punto base il Belgio. 6 km alla conclusione, Zanini incomincia a voltarsi. Sì, ma dicevo questo fatto del rallentamento di questo gruppo che ha preso, il gruppo di Fondres Bugno, c'è stato un momentino di calma, potrebbe aver favorito Zanini che gli dà la possibilità di guadagnare quei 10-15 secondi da poter respirare. Questa è l'ultima salita che è a 5 km dal traguardo di questa giornata delle 28 salite, questa è l'ultima, il Petersberg. 28esima salita, Elling sta per salita, Elling 28, 28esima salita, in olandese, in neerlandese, 900 metri la lunghezza, 120 metri l'altezza, 248 i chilometri percorsi sino a questo momento su di un totale 253 chilometri, la pendenza media del 13%. Riuscirà il nostro eroe a mantenere questa manciata di secondi fino a Maastricht? Sarebbe la prima vittoria italiana. Guardiamo dietro il gruppo, scusa un attimo che c'è la battaglia, guardate in testa il gruppo in questo momento, si è scatenata perché questa è l'ultima occasione per il gruppo per andare a prendere Zanini, non si riesce a capire chi sono gli attaccanti perché c'è, ecco vedete in questo momento. Con il numero 115 vedete inquadrato Pascal Hervé, corridore francese, non più di primo pelo, anche se è passato professionista l'anno scorso, però è passato a 30 anni. Ecco Schmil, che se n'era andato prima del gruppetto. Schmil è il numero, la maglia rossa dietro, il 168. Davanti sembra un uomo della Brescia-Latte, ma non si riesce a vedere. Secondi sempre il vantaggio per il battistrada. E Jaskula. E Jaskula con Schmil, il polacco Jaskula. Sono azioni queste. 50 secondi Zanini di vantaggio. 50 secondi il vantaggio di Zanini, cronometrato a 5 km dalla conclusione. Stefano Zanini, 50 secondi di vantaggio, mentre ecco Fondriest sullo strappo di Petersberg. Nella scia di Fondriest che cerca collaboratori
ecco, vediamo Fontanelli, Vianc, scatto di Fabiano, Fontanelli, poi vedete inquadrato Bartolin, terza posizione, il trionfatore del Giro del Fiandre. L'MG Technogin cerca un attacco nel finale. Ferretti evidentemente aveva studiato questa mossa, ma non si aspettava l'attacco di Zanini. Solo però che sono stati fermi fino all'ultima salita, perché l'MG Technogin non si è mai vista. Ed ecco, scusate, che sta arrivando Frank Van den Broek, vi avevamo detto è considerato l'astro nascente del ciclismo belga. Frank Van den Broek ha vinto quest'anno il Mediterraneo, il Laigueglia e il Gran Premio di Esco in Francia questa settimana. L'altra stella nascente è il velocista Tom Steel, che ha vinto Het Volk e Ganderwelge. Ma vi ho detto, per questa stagione io mi prefiggo due traguardi, Epsolk e Ganderwelge, li ha centrati tutti e due. Allora, attacco della MG Technogym con Van den Broek. Van den Broek, c'è Fontanelli, c'è dentro Fondriest e Bartoli. Bartoli. Ma c'è Zanini, questo è il gruppetto degli inseguitori. E questo è il gruppetto degli c'è inseguitori. C'è Zanini, emozionato. Ma stiamo parlando, ricordiamo, con Emanuele Gombini, che è il general manager, il team manager, il direttore tecnico della Davis Playbus, quindi sta, avevo detto, solo di passaggio, adesso si è fermato giustamente. No, mi fa estremamente piacere vedere queste immagini, anche perché purtroppo io della macchina non vedo mai queste, quello che accade nel finale delle corse. Anche perché l'altro giorno hai centrato. Sì, e purtroppo all'Appennino. Sì, mi è anche successo questo, un periodo abbastanza sfortunato. Spero che con Stefano, con la vittoria di Stefano, ci si possa ripagare. Oggi abbiamo avuto purtroppo un incidente con Brugnara, che ha avuto una frattura al polso, per cui io ritorno adesso dall'ospedale, niente di particolare. Quindi tanti auguri di pronta guarigione per questo neoprofessionista. Sì, sono fiero di lui e mi spiace per l'incidente accaduto. Spero che Stefano stasera gli possa regalare un mazzo di fiori. Ed eccolo qua Stefano Zanini, è dall'inizio dell'anno che vi diciamo, ci auguriamo che da un giorno all'altro Stefano Zanini riesca a dimostrare tutta la sua classe, tutta la sua potenza. Forse ci sta riuscendo proprio oggi in questa corsa considerata maledetta per i corridori italiani. Su 30 edizioni mai una volta un corridore italiano era riuscito a iscrivere il proprio nome sull'albo d'oro, una serie incredibile di piazzamenti. Fondriest secondo nel 91, poi Bugno secondo nel 93, Cenghialta secondo nel 94, Cassani secondo nel 95. Te ne stai andando, non ce la fai? No, vado ad aspettarlo giù. C'è stato lo sbaglio del gruppo che stava girando, la prima Zanini che sta girando, che ormai gli ultimi metri del retrino d'arrivo. Zanini che ormai è qua sul retrino d'arrivo, si sta e girando per portarsi sorridente, finalmente l'Amstel Gold Race vede un italiano al primo posto, Stefano Zanini, e ci fa doppiamente piacere la vittoria di Zanini, perché è dall'inizio dell'anno che gli dicevamo un giorno o l'altro Zanini farà un gran numero, perché è un grande corridore. Ed ecco lo sprint per il posto d'onore, vediamo la maglia rossa di Colagio Cimin, c'è Musso Colagio in testa, Andres. Attenzione, ed è Colagio su Musso e Fondriest nell'ordine. Allora Zanini, eccolo qua, primissimo piano per Stefano Zanini, al secondo posto Colagé, poi al terzo Musso e al quarto Fondriest. Un giudizio Musso, credo, naturalmente aumenta il proprio vantaggio. Credo che l'arrivo in volata, Musso ha cercato i punti soprattutto per questa Coppa del Mondo, che è in vantaggio con 87 punti, quindi certamente il suo terzo posto consolida questa classifica, mentre Zanini va a 88 punti, perché avendo vinto è 38 punti di ritardo. Ma credo che questa corsa che tutti noi italiani per 31 anni abbiamo inseguito, siamo riusciti a vincerla forse alla maniera più diversa da quella che aspettavamo, di un velocista, un uomo di volata, che è arrivato solo al traguardo.
E dobbiamo ricordare proprio la grande azione di Zanini, l'abbiamo puntualizzata subito. Zanini è uscito dal gruppo, si è riportato sui tre uomini al comando e vediamo un attimo, arriva Piccoli in questo gruppo. Ecco che arriva Saligari, poi il campione svizzero Putini, poi Cenghialta ed è arrivato anche un altro gregario di Zanini, vale a dire è arrivato Ermanno Brignoli. Allora un'azione di grandissimo, mentre ecco che Chiappucci ritorna verso la linea della guardia, abbiamo avuto modo di sottolineare subito un'azione di grandissimo spessore. Zanini è uscito dal gruppo in una corsa velocissima, è uscito quando il gruppo andava al massimo, mentre sta arrivando. Lui ha fatto due azioni favolose, stupende, la prima quando è andato a prendere il gruppetto ed ha staccato Musso, la seconda quando è andato via dai quattro fuggitivi. Quindi due azioni, una grande la prima e non si pensava poi che Musso si staccasse, la seconda tutto solo quando ancora mancava la salita all'arrivo e ha tenuto, direi, il ritorno dei grandi, del gruppo compatto che voleva prendere Zanini. Quindi una due grandissime azioni di questo ragazzo che meritava questa vittoria da tanto tempo. Mentre dovrebbe essere Bettini il secondo classificato, Zanini si continua a guardarsi intorno, cerca il suo direttore sportivo, cerca la strada per raggiungere la nostra postazione. Io vado verso la zona delle interviste e lascio il microfono ad Adorni. Ecco, vedete inquadrato Zanini in questo momento mentre De Zane è andato a prendere il microfono per eventuali interviste. Diciamo di questo Zanini che nell'inizio di stagione aveva dimostrato di essere ancora uno dei più forti, perché era arrivato quinto al Milano Sanremo proteggendo il suo compagno Colombo che era in fuga, che aveva staccato poi gli avversari e vinto da solo, ed è arrivato quarto alla Parigi-Roubaix dopo aver fatto una grande gara ma una foratura. Quindi questa vittoria lo compensa di tutti gli anni di cui Zanini ha faticato nel finale della gara. Ecco, vedete Zanini che sta andando verso la posta, subito una battuta con Bettin che si è piazzato al secondo posto. E niente, ho sofferto dalla gara sempre in seguimento e poi in finale vedo che pianino stavo sempre un po' meglio e sono riuscito ad arrivare qui primi. Sono partito lungo e pensavo non ci fosse nessuno davanti, invece c'era Zanini. Eccolo qua Zanini, comunque complimenti, pensavamo in un primo momento si trattasse di coraggio. Zanini, eccolo qua, una grandissima vittoria, complimenti, una grandissima vittoria, è dall'inizio dell'anno e tu lo sai che dico prima o poi Zanini una grande corsa alla vince. Era ora. Era ora, diciamo che purtroppo sono sempre stato assistito nei momenti cruciali delle corse di Coppa del Mondo dalla sfortuna, avendo sempre bucato nei momenti appunto cruciali della corsa. Oggi diciamo che è andato tutto bene, è stato assistito bene dai miei compagni di squadra che ti ringrazio moltissimo. Finalmente la grande vittoria a me. Hai ragione, senti, io ho detto un'azione di grandissimo spessore tecnico, sei uscito dal gruppo, sei andato sugli inseguitori, li hai staccati e hai tenuto con il gruppo che andava a 60 all'ora. Ho rischiato fino agli ultimi chilometri, in effetti ero rimasto anche indietro, ero nel secondo gruppetto, in avanti c'era Sørensen e altri due, aspettavo l'azione di qualcuno, c'è stato Musso che ha provato diverse volte, io ho provato dopo. Guarda, Santorovito è riuscito, ecco, vediamo questo abbraccio, ci vuole, bellissimo, bellissimo, bravo, scappa, ci voleva, siete due varesini, vi allenate tutti i giorni. Sì, siamo sempre assieme. No, ecco, scusa, ecco, guarda, ti riaspetto qua, c'è il presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale, Verbruggen, che salutiamo. Je m'excuse. Allora, Stefano, dopo la premiazione torna qua. Allora, c'est un grand victoire. No, après, c'est un grand victoire pour l'Italie aujourd'hui. Fantastique, alors, je suis très très heureux pour les coureurs.
perché il affare è fantastico, ma ci si vede la cosa, no? Fantastico, ragazzi. Grande Italia che pedala, la grande Italia al velo. Toujours, come toujours, c'è il miglior paese, diciamo, per il ciclismo, e resta ancora lontano il miglior paese. Grazie, al nostro microfono il massimo esponente dell'Unione Ciclistica Internazionale, Verbruggen. Vai alla premiazione, poi torna da me. Ed ecco qua, un podio trionfale per l'Italia con Stefano Zanini, mentre io mi rivolgo ai tecnici dell'Eurovisione per sapere se è possibile fare al più presto l'intervista con l'unilaterale, con Zanini che non può aspettare fino alle 5:30, quindi se è possibile io farò al massimo un minuto di unilaterale con Zanini. Se è possibile, perché sennò deve andare a prendere l'aereo e non può soffermarsi oltre. Allora, trionfo per l'Italia nell'Amstel Gold Race. E sentiamo il commento finale di Vittorio Adorno. Una grande corsa, come hai detto tu, la corsa dominata dagli italiani e vinta da un grande Zanini che meritava dopo tutta la sfortuna di quest'anno. E con questa immagine concludiamo la nostra telecronaca con l'immagine di Stefano Zanini che ha trionfato nell'Amstel Gold Race, con l'immagine di Zanini, con l'immagine di Massimo.